sindaco di Tarini, nonché assessore a cultura, turismo e sport. Oggi siamo qui per presentare il cartellone della nostra stagione estiva, che sta per lì, ormai è diventato un appuntamento tradizionale. E una cosa, vorrei ringraziarvi perché tutti gli anni c'è sempre una grossa partecipazione, un grosso interesse da parte della stampa locale, editoriale, e questo per noi è un grande stimolo a cercare di fare di più e cercare anche di darvi tante informazioni. Una cartellina stampa che è una prima bozza, diciamo, del lavoro che poi durante l'estate, con tutti gli anni, continueremo a fornirvi quotidianamente. Abbiamo cercato quest'anno di fare un cartellone intanto molto ricco, perché le manifestazioni iniziano domenica 19 luglio con il tradizionale concerto della nostra band, del gruppo bandistico Cerite, che ormai da anni possiamo dire è una vera orchestra, non è più una stagione. Si va avanti fino alla fine di agosto, abbiamo cercato di avere un evento ogni sera di varia natura, fino ad arrivare alla Sagra del Luma, che si svolgerà l'ultimo fine settimana di agosto, come è consueto, quest'anno è arrivata alla 48esima edizione. Poi una piccola novità, quest'anno in realtà abbiamo chiuso qualche novità, però quest'anno subito dopo la Sagra, finalmente noi chiudiamo il cartellone con la Sagra, perché quest'anno abbiamo previsto 3 o 4 giorni di rappresentazioni teatrali, perché c'erano tante compagnie di giovani del territorio, che hanno iniziato a produrre dei spettacoli di altissimo livello, alcuni addirittura scritti originali, scritti da loro, e abbiamo deciso di realizzare questa prima data di questa rassegna di 4 giorni di eventi che saranno loro dedicati ai giovani artisti, giovani attori del teatro del nostro paese. Le location su cui si svilupperà l'estate Cerite sono diverse, perché abbiamo un territorio che sapete è pieno di scorci e pieno di spazi interessanti. Le due principali saranno quelle tradizionali, il Parco della Legnara e Piazza Santa Maria. Piazza Santa Maria è la piazza di cui siamo da sempre innamorati per la sua bellezza, per essere anche dal punto di vista acustico una piccola perla al centro della città. Secondo spazio altrettanto bello è quello del Parco della Legnara, uno spazio verde immerso in uno scenario meraviglioso, ma soprattutto al centro della città, all'interno del quale faremo gli eventi degli magari richiedono un allestimento, un pubblico anche più numeroso, perché abbiamo deciso diversamente dagli anni passati di non allestire il palco sopra la fontana in Piazza Santa Maria per due motivi. Uno per noi è economico, ma il secondo è anche che comunque il palco tutta l'estate all'interno al centro della piazza a nostro avviso era un colpo al panorama che invece c'è a Piazza Santa Maria. Quindi quest'anno invece utilizzeremo la pedana naturale, anche questo è un esperimento, la prima volta che lo facciamo, sulla quale dobbiamo costruire una nuova pedana di legno e che utilizzeremo come spazio per lo spettacolo. Quali sono le novità? Poi cerco di parlare poco, magari rispondere più alle vostre domande. Abbiamo inserito all'interno della stagione delle rassegne tematiche che già negli anni scorsi avevano preso un po' piede, ma che quest'anno diventano un po' più corpose. In primo luogo c'è il Liguria Jazz Festival, che è un'iniziativa che si articolerà in 6 serate dal 10 al 17 di agosto, che abbiamo fatto grazie a un finanziamento ottenuto dalla Liberale S.p.A. e in partnership con una delle prestigiose scuole di musica jazz italiana, che è il Centro Musica, e sotto la direzione artistica di Fabio Zeppedella. Ci saranno 6 serate di jazz a ingresso gratuito che saranno a Piazza Santa Maria, in cui si alterneranno musicisti del calibro di Martino Lillo, Gianpaolo Ascolese, appunto Fabio Zeppedella, Danilo Rea, Giorgio Gerson. Insomma, siamo riusciti a coinvolgere alcuni dei maestri del jazz nazionale. Ci auguriamo che questa iniziativa, che in qualche modo è il coronamento di tutta una serie di iniziative che abbiamo portato avanti con il jazz insieme a Augusto Travagliati già a partire dal 2003, sia per la prima volta un punto chiave e diventi poi un appuntamento di riferimento per l'internazione che ci auguriamo. E contemporaneamente quest'anno sarà ospitata a Cervelli la terza edizione del Liguria Eco Festival, e quest'anno anche questa iniziativa che coniuga la musica alle tematiche ambientali cresce, perché finanziata anche questa dalla provincia di Roma attraverso la legge regionale 32, sarà un evento che quest'anno abbraccerà due punti. Abbiamo realizzato un progetto di partnership con il nostro comune gemello, il
Ascoli, e quindi le mie coperte lo fanno da un fine settimana, che c'è il fine settimana dell'ultimo di agosto, dal 25 dal 21 al 23 a Cerveteri, dentro al Parco della Legnara, e poi gli eventi continueranno il primo fine settimana di settembre, 5 e 6, presso invece la realtà individuata alla Ascoli. Questo è anche un segnale, perché vogliamo sempre di più che i nostri due comuni sono tematiche importanti della cultura, lavorassero e collaborassero insieme. Altro evento importante è l'evento del cantiere musica realizzato dall'associazione Musica e Arte, che ringrazio Emanuela Pecini per essere qui presente, poi dopo lascerò la parola al direttore artistico Simone Reccia, che è un'iniziativa anch'essa finanziata con fondi extracomunali, in particolare dalla ATCL, dall'Associazione dei Teatri Comunali del Lazio, che prevede 6 giorni di arte. Arte di varia, perché si passa dalla piccola orchestra 900 che esegue delle musiche di Rigoletto a un evento di jazz con il Michele Arrivante Quartet, passando per uno spettacolo teatrale per Wagner e Quartetto d'Arte, insomma un programma molto vario e alto livello. Più o meno questo è il primo panorama degli eventi che poi troverete nel programma allenato. Cos'altro dire? Solo 2 o 3 considerazioni. La prima è che ampio spazio è stato dato, e grazie, perché senza la loro collaborazione sarebbe stato impossibile, all'associazionismo e agli artisti del territorio. Abbiamo dal tradizionale spettacolo di Agostino De Angelis sulla linea Lumeca, che verrà fatto a ricordo della banditaccia, a eventi organizzati da altri gruppi e altre associazioni del territorio. La seconda cosa è che effettivamente quest'anno è stato un anno duro finanziario per il nostro comune, e quindi se non avessimo avuto il sostegno, diciamo, della Pertinienti, in particolare della titolare SPA, della TGL, della Provincia di Roma e della Regione Lazio, che hanno creduto in quei 4 progetti di cui vi parlavo prima, nel progetto dei cantieri musicali, nel progetto delle coperte, la Lecole delle Ragazze, probabilmente quest'anno non avremmo potuto fare un cartellone, diciamo così, attivare così. Va detto, perché dobbiamo dirlo, che noi ci aspettiamo un'attenzione maggiore da parte degli enti superiori nel nostro comune, perché se è pur vero che da una parte abbiamo ricevuto dei finanziamenti per progetti importanti, dall'altra diciamo pure che rispetto a altri comuni dell'Interland, magari zone dei castelli che come sapete sono sempre maggiormente privilegiati magari dalla provincia e dalla regione, abbiamo sempre un'attenzione forse minore. Quest'anno è cambiato qualcosa, dobbiamo dirlo, quindi diciamolo con orgoglio, però ci aspettiamo che questa attenzione cresca negli anni. E io passo, voglio passare, ti ringrazio, tanto ho visto anche arrivare Silena Gonzalvi, che rappresenta il Polo Amerigo De Santis, un'altra istituzione della nostra estate civile, quest'anno farà un concerto da Piazza Santa Maria, sulla location siamo ancora incerti, però insomma probabilmente sarà Piazza Santa Maria. Abbiamo anche deciso di fare una scelta anche ideologica. La scorsa stagione l'estate cenite è stata affrontata un po' a un messaggio che ribadiamo ogni anno ambientalista a favore delle energie, diciamo, ecosostenibili, ma soprattutto contro la centrale a carbone di Vecchia, la conversione a carbone, che è un tema che in questi giorni torna d'attualità, perché tra le altre cose proprio in questi giorni sulla stampa c'è stato qualche commento sulle stagioni estive dei comuni limitrofi, che tutte fanno spettacoli sotto l'egida insomma dell'Enel, e che forse crede che qualche spettacolo riesce a compensare il disagio che causa. Noi ovviamente ci manteniamo ligi alla nostra politica che fa anni fa, e anche quest'anno non abbiamo in nessun modo voluto pensare a sponsor non enti per la nostra stagione. Invece c'è una certa attenzione da parte di alcuni sponsor del territorio che ci hanno dato un piccolo sostegno, per noi è importante che ci sia anche questa attenzione. Siamo convinti che l'attenzione crescerà man mano che gli eventi verranno presentati nel corso della stagione. Credo di aver detto tutto, di aver parlato forse come al solito anche troppo. Resto a vostra disposizione, e avremo grandissimi artisti a cui adesso passo la parola, come Alfredo Alfieri, sarà Giorgio Albertazzi. Avremo insomma la possibilità di godere di un'estate ricca di energia. Io ringrazio l'amministrazione comunale perché il lavoro che vedete oggi è il lavoro di squadra, ringrazio profondamente tutte le associazioni, gli artisti
tutte le persone che hanno dato una disponibilità, Europa, PIT, che sono anche due punti di appoggio logistici per noi importanti. Però un altro dei ringraziamenti veramente voluti sono all'ufficio cultura del nostro comune, che è quello tramite il quale riescono poi a concretizzarsi i nostri progetti e le nostre idee, per cui il nostro dirigente, la collega Caiolo, che ringrazio, ma ringraziando lui ringrazio Giulio Rossi, Maria da Liberardino, Ivan Biscetti, Renzo Negozzi, Mario Cacilli, che sono lo staff vero, quelli che poi fanno il lavoro concreto. A questo voglio affiancare un ringraziamento veramente speciale a Matteo Orlando, che è presente, a Simone Giovanni, a Simone Romagnoli, a Francesco Costantini, che sono dei ragazzi della nostra città che a titolo volontario dedicano ore e ore e ore a poter far sì che questi programmi diventino cose concrete, senza il lavoro spesso sarebbe veramente impossibile andare avanti. Il lavoro che vi ho fatto tutto da Matteo, quindi ringrazio.